L'Abruzzo vuole presentare le sue eccellenze e il suo sistema di competenze nella prima edizione dell'Innovation Automotive Forum. Due giorni nel padiglione espositivo a Foro Boario della Camera di Commercio Chieti Pescara per esporre e comunicare un polo dell'automotive di grande rilevanza in Italia e in tutta Europa. Automotive che è il cuore pulsante dell'economia abruzzese con un tasso di industrializzazione del 27%, in linea con le regioni del nord decisamente più elevato rispetto alla media italiana, un comparto che genera in Abruzzo 8 miliardi di fatturato, impegna 23.000 addetti e registra una significativa crescita in termini di export, oggi al 48%. Performance apprezzate dal governo, oggi presente con il ministro D'Urso e domani con la sottosegretaria al Mise Bergamotto, e paradossalmente mai valorizzate prima del forum di Chieti. Abbiamo voluto colmare anche questo vuoto, era come se la presenza della industria dell'automobile in Abruzzo fosse quasi un accidente, invece è una presenza strutturale, costante ormai da 40 anni, che fa buona parte del prodotto interno lordo e delle esportazioni della nostra regione. La classifica come una regione industrializzata, perché la percentuale di PIL prodotto dall'industria in Abruzzo è praticamente pari, se non superiore, a quello della media nazionale, quindi possiamo paragonarci alla struttura socio-economica delle grandi regioni del nord, e di questo l'Abruzzo deve assumere piena consapevolezza. La scelta di organizzare questo forum insieme per iniziativa del Polo dell'Innovazione dell'Automotive, che ringrazio per aver saputo mettere in piedi questo evento, va esattamente in questa direzione. Nel cuore dell'Abruzzo, in provincia di Chieti, c'è l'Automotive and Mechatronic Valley, ovvero la Val di Sangro, oggi realtà, un'opportunità anche nel futuro. Il futuro dei giovani, per cui guai a trascurare l'importanza dei giovani, saranno presenti tanti ragazzi oggi.